Nella primavera del 39, l'imperatore italiano e il giocatore tedesco, entrambi all'apice della loro gloria, sembrano procedere all'unisono. Due paranoici non possono ammirare l'un l'altro per sempre, perché in fondo la paranoia si centra su se stessi, su una ipertrofia dell'io, cominciano i sospetti, e il sospetto lo si vede paradossalmente dalle continue firme. Si incontrano continuamente, firmano l'alleanza italo-germanica, poi il patto d'acciaio, e tutto questo sembra dire che c'è amicizia. No, è il segno che non si fidano più e che quindi uno vuole controllare l'altro scrivendo qualche cosa. Mussolini spedisce Ciano a Berlino il 22 maggio per fargli firmare con von Ribbentrop e alla presenza di Hitler il patto d'acciaio che stabilisce un'alleanza militare tra i due paesi. Un patto che obbliga Italia e Germania a fornire reciproco aiuto politico e diplomatico in caso di situazioni internazionali che mettano a rischio i propri interessi vitali, anche in caso di guerra. E tra i due amici, l'unico pronto ad una guerra non è certo l'Italia. Mussolini ha perso la propria autonomia in politica estera. La parabola è compiuta.